Quando la regina Bilqis vide il trono preparato da Suleiman, si stupì del fatto che assomigliasse molto al suo Yemen. Ma il fatto che quello in suo possesso fosse così lontano non le faceva ammettere che veramente le appartenesse. Quindi l'unica soluzione plausibile era il credere che effettivamente Suleiman fosse un profeta di Allah. Quando giunse le fu detto: «È questo il tuo trono?» rispose: «Sembrerebbe che lo sia», disse Salomone. «Già ci fu data la scienza e già ci fummo sottomessi ad Allah». Ammettendo ciò, ammetteva dunque di essere in evidente errore e vide il credo del suo popolo crollare davanti alle prove incontestabili appena fornite. Si rese conto dunque che il sole che il suo popolo adorava non era altro che una delle creature di Allah. Ciò che adorava all'infuori di Allah l'aveva distolta. In vero faceva parte di un popolo miscredente. Accortasi del suo evidente errore, fu invitata ad entrare nel palazzo di Suleiman e, sconvolta dalla grandissima ricchezza al suo interno, si pentì ad Allah e tornò al puro monoteismo. Le fu detto: «Entra nel palazzo». Quando lo vide, credette che fosse un'acqua profonda e si scoprì le gambe. Allora Salomone disse: «È un palazzo lastricato di cristallo». Disse quella: «Signore, sono stata ingiusta nei miei stessi confronti. Mi sottometto con Salomone ad Allah, Signore dei mondi». I demoni al servizio di Suleiman insegnavano miscredenza alle persone e dicevano di essere in possesso delle chiavi dell'invisibile, mentre solo Allah è in possesso di ciò. Suleiman lo sapeva e per punirli gli incaricò della costruzione delle strutture della città. La vita di Suleiman fu ricca di eventi incredibili e così fino alla sua morte. Mentre controllava Jin costruire il suo primo tempio, Allah prese la sua anima mentre era in piedi, appoggiato al suo bastone, e così rimase per del tempo, ma nessuno se ne accorse ed i demoni continuarono i lavori di costruzione. Allah inviò delle formiche e diede loro il compito di rosicchiare il bastone sulla quale era appoggiato fino a farlo cadere. Quando cadde, tutti si accorsero di essersi sbagliati, avendo capito che Jin mentevano nel dire di possedere le chiavi dell'invisibile, che altrimenti sarebbero riusciti a vedere l'angelo della morte. Sottomettemmo a Salomone il vento, che percorre un mese di marcia al mattino e un mese la sera, e facemmo scorrere la fonte di rame. Lavoravano i demoni sotto di lui, col permesso del suo Signore. Se uno qualunque di loro si fosse allontanato dal nostro ordine, gli avremmo fatto provare il castigo della fiamma. Costruivano per lui quello che voleva, templi e statue, vassoi grandi come abbeveratoi e caldaie ben stabili. O famiglia di Davide, lavorate con gratitudine, e invece sono ben pochi i miei servi riconoscenti. Quando poi decidemmo che morisse, fu solo la bestia della terra che li avvertì della sua morte, rosicchiando suo bastone. Poi quando cadde, ebbero prova i demoni che se avessero conosciuto l'invisibile, non sarebbero rimasti nel castigo avvilente.